Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono Glacial Sphere ed oggi giocherò Hanzo. Ragazzi, oggi mi umidierò. Mettiamo la skin di Overwatch 2 prima di tutto. E sappiate che io con Hanzo faccio cagarissimo, come in generale con tutti quei campioni che devono mirare in maniera precisa tipo cecchini. Allora, andiamo a vedere le sue abilità prima di tutto. Arco della tempesta, tieni premuto per scagliare, per caricare e rilascia per scagliare le frecce più lontano. Q, ultra, salto del drago, evoca un letale spirito che divora qualunque nemico sul suo percorso. Questa la conosciamo molto bene. Tempesta di frecce, le successive 5 frecce si ricaricano istantaneamente e infliggono danni ridotti. Ok. Freccia sonica, l'impatto rivela i nemici per breve tempo, la conosciamo. E doppio salto abbiamo con un balzo. Ok. Arrampicata, permette di scalare leggermente muri e strutture. Un po' come Genji. Va bene? Grandi rischi, grandi ricompense. Direi di salire immediatamente qui. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace, se state gradendo il video, di commentare, facendomi sapere un po' come sfruttare meglio questo Hanzo, perché non è semplice. Appunto, specialmente con un cecchino là sopra, che mi mira malissimo, mi mira fortissimo quel cecchino. Buono. Ah, il cecchino mi ha ammazzato. E niente, fatemi sapere se appunto avete dei suggerimenti per Hanzo. Io ho fatto qualche dannetto, ma niente di che ovviamente. Con Hanzo io lo ammetto, sono una pippa e c'è poco da fare. Lo ammetto, ci sono campioni con cui giochiamo meglio, campioni con cui giochiamo peggio. Questo è uno di quelli con cui io gioco peggio. Ah, tra l'altro il salto ha un cooldown. Ok. Vai. Ah, decarica la freccia, ok. L'ho preso, Niente, ho fatto cacare. Vado, raga, se faccio cacare questo coso. Faccio cagarissimo. Ok, buono. Andiamo via da lì. Perché non faccio danno? Gli altri quando mi prendono con Hanzo tipo mi shottano. Prima di tutto gli altri mi prendono, effettivamente potreste dire, no? Ti perdi nel cosmo. Venite qui. Oh, finalmente un headshot. Buono. Ok, dai, forse ho un po' capito come si gioca con Hanzo, forse. Un po' di cure qui. Un angelo caduto. Appare un nemico. Aha. Buono. Di là. Richiedo supporto. Rappresentiamo tutti una potenziale idealizzata. Buono.
Buono, bel danno. Lag anche un po', eh. Sbaglio, c'è un po' di lag. Oh, oh, impazzito, McCree. Non potete nascondervi. Via. Niente, ci ho provato. Ho preferito tenerla ulti, perché usarla qui da solo non so quanto avrebbe avuto senso. Dai, mi ha impalato. Ecco perché mi ha ucciso così velocemente. Vai, andiamo. Ora la ultimate, pronti? E purtroppo il carro mi sa che lo portano. Mi sa proprio di sì. Io ho tirato la freccia palesemente a caso lì, eppure ho colpito qualcuno. Anche qui, cioè, tiro freccia a caso e colpisco, ragazzi. Ecco com'è che fanno gli Anzo a uccidere la gente. Tiri freccia a caso e uccidi la gente. Buono. Ok, quella non l'ho tirata a caso. Effettivamente ho provato a colpire qualcuno e l'ho colpito. Mi piace se ti muovi. E allora, muovi. Ve lo ricordate? Attenti. Appare un nemico. No, ho fatto la cazzata. Speravo che ci fosse non un tank lì dentro, sinceramente. Non pensavo di trovare un Reinhardt, pensavo di trovare solamente Tracer. Invece ho trovato un Reinhardt incazzatissimo. Ho ancora la ultimate, sto facendo dei danni atroci comunque in questo game. Sono... cioè, contrariamente a quanto mi aspettassi, sto giocando davvero bene, Anzo. Ora magari c'è qualche pro player nei commenti, mi dirà, ma come, stai facendo cacare? Oh, che ti posso dire? Io faccio quello che posso. Attenti qui dietro. Scansione in corso. No! Mi ha shottato. E ulta pure, bravo. Ulta pure il genio. Il genio della lampada qua. Che arriva caricando. Però anch'io ho la ultimate, non è ancora la mia ora. Non datemi per scontato. Ho la ultimate ancora. Tipo no, se io tirassi la mia bella freccia. Ah, perfetto, là hanno fatto tutto allora. Buono. Ah, mi danno l'assist pure se li vedo. Ottimo. Muori. Buono. Domani mezzogiorno di fuoco, McCree, domani. Attivo la barriera. C'è qualcuno che lo sta portando il carro, eh. Attenzione qua. Chi è? Tracer. Il marchio del drago. Ti vedo che sei qui sotto, eh. Non puoi nasconderti troppo. Bravo, bravo, zegnatta. Bravo. Non riesco a colpire da. Andare dietro ad un Rodog in questo modo non è proprio il massimo, eh. Non è proprio la scelta più corretta da fare. Però, dai, l'abbiamo ucciso.
non resisterà. La barriera non resisterà. Non è importante, tranquillo. Non è che arriva da lì, vero? Appunto. Colpire Junker è un po' difficile. L'ho appena colpito. L'ho appena colpito, l'ho lasciato con 2 HP. L'ho buttata a caso la ultimate, peccato. Peccato davvero. Dove sono tutti? Serve un po' di vision. Buono. Rimaniamo sul carro. Laggo un po' comunque in questa partita, eh. Oh, abbiamo vinto? Buono, dai. Non me l'aspettavo di vincere la mia prima partita con Hans dopo così tanto tempo. Nice team, ci hanno scritto pure. GG, guys. Oh, io il danno l'ho fatto. E contando che ho anche buttato via 2 ultimate a caso, direi che il mio danno non è male. 7000 danni. Non è male per niente. Cazzatissimo sto Reaper. Dovrò ancora farlo il video su Reaper. Però per adesso ci godiamo Hanzo ed andiamo subito a trovare una nuova partita. Partita trovata. Andiamo a selezionare il nostro Hanzo prima che ce lo portino via e vediamo se abbiamo delle skin da usare. Non abbiamo nessuna skin epica né leggendaria. A meno che veda male il colore, questa sia... No. Nessuna skin degna di nota da utilizzare, vedete. Sono solamente cambi di colore. Andiamo di Hanzo Overwatch 1. A parte che cos'è che cambia? Boh, c'è solamente questa fascia qua. E ha i capelli un po' più bianchi. Alla Reed Richards o Doctor Strange. Ok. Andiamo con Hanzo. Hanzo tra l'altro è molto interessante come campione da danno perché può essere molto versatile sia in difesa che in attacco. Cioè alla fine è un cecchino. Ed è un cecchino che però ha anche la E. Appunto questa, che è ottima da usare contro i nemici ravvicinati. Sei quello chiassoso? Io poi magari con Hanzo potrei andare a mettermi su qualche posto più interessante, no? Con il martello e la scuda! Andando su lì in alto magari. Certo. 5, 4, 3, 2. Buon possibile farlo? No, niente. Pronti? È ora di lottare. Prendetemi fiero. Buono. Attenzione, Il marchio del drago. Buono. Ho provato a evitare il colpo, ma non ce l'ho fatta. Vediamo di grabbare qualche assist se riusciamo. Dato che facendo vedere, usando l'abilità che fa vedere gli avversari, possiamo anche prenderci degli assist. Beh, dai, a livello di danni non è andata malaccio. Però d'altronde ci hanno proprio spanato il culo lì. Disintegrate. Obiettivo perduto. In corso. Vediamo, Genji è salito. Sono stronzi questi, Cioè, giocano proprio forte. E io ho fatto la cazzata a scendere qui invece. Non dovevo andare giù. Il mio team ha perso un danno importante lì. Tra l'altro Moira ha già la ultimate. Boh, vabbè. Moira campione comunque sempre sbilanciatissimo, Purtroppo Moira è uno di quei campioni che, non richiedendo troppa abilità, praticamente lo devi bilanciare o distruggendogli i danni oppure lo lasci sbilanciato, perché non c'è molto altro che tu possa fare.
con un campione come lei. Kenji? Dai, era preso. Buono, preso. No, dai, stavo per ultare. Mi hanno urlato la ultimate. Non mi ero accorto che c'era un Reaper che mi stava disintegrando. Comunque, ero intento a sparare in fondo. Non mi sono manco accorto. Vabbè, non che potessi fare molto, Cioè, se un Reaper arriva vicino ad un Hanzo, o uso le 5 frecce veloci e lo colpisco tutte, con tutte e 5 in testa, o comunque con almeno 3, oppure è andata così. Guarda, guarda te! Oh, finalmente, no? Perché non colpisco nessuno? Aia, stordito. Niente, mi ha disintegrato Doomfist. Questa partita sta andando molto peggio. Sta andando molto peggio questa partita. Anche per via della ultimate scammata da... Non è da Reaper. La mia ora. Mi sa che invece è la mia ora. La mia ora è arrivata. Buono. Scansione in corso. Sono scappati tutti? Tua dedizione mi commuove. Davvero? Eccoli là. Dove cazzo è andato Genji? Abilità ineccepibile. Dai, con quanta vita è rimasto quello? Dai, qua non possono arrivare, giusto no? Buono. Attente Genji, che può sbucare fuori un po' da ovunque. Mettiamo un coso lì. Ok. Preso. Dai, guarda con quanta vita è rimasto quel tipo. Buono. Ok, questa è stata un'annabanza totale da parte di tutti e due. Quello vuole lottare. Dai, non ho preso nessuno, davvero. Minchia, ma raga, ma faccio schifo a tirare ste ultimate. Quando le tirano gli Hanzo avversari beccano tutto il team. Io non becco nessuno, boh. Cioè, zero proprio. Dai, perché non lo becco mai quel tipo? Oh. Ok. Almeno Reaper è morto. A livello di danni mi sono rimesso un po' in sesto, dai, comunque. Beh, non sto facendo tanto quanto il loro Reaper.
Però contando che io ho buttato via due ultimate su due, direi che comunque i danni non sono malaccio. Uccidete Dahmer, vai vai! L'ho visto purtroppo. Niente da fare. Morirò anche in questa schermata probabilmente. Peccato, dai, abbiamo resistito malissimo in questa partita. Ci hanno disintegrati subito. Reinhardt, azione migliore della partita. Avrà stunnato tutti con la ultimate. Eccolo qui. Boom, ok, ammazza uno. Minchia, ne stunna tre. Poi non so perché si è fermato. Si era fermato un po' a riflettere sulla vita. E dai, abbiamo perso questa partita. Dai, una vinta, una persa. Andiamo subito a fare la terza partita e l'ultima con Hanzo in questo video. Partita trovata. Andiamo a prendere il nostro Hanzo. Vai. Avremo una Mei in squadra. Ok. Long range, short range. Lungo raggio, corto raggio. Niente male come combinazione di danni. Abbiamo una Marisa o Risa, chiamatela come volete, come tank. E abbiamo Yoshi e Sasha come support. Questi due support sono assurdamente fantastici. Curano tantissimo, sono abbastanza facili da usare se togliamo praticamente il loro voler far danno. Ecco, spero che questi si concentrino sul curare, perché se si mettono a voler far danno diventano molto più difficili da usare e molto meno utili, perché non faranno comunque mai tanto danno quanto i tank o i danni. Devono andare di cure, devono andare di cure in continuazione, e così facendo riusciranno ad essere molto utili. Capito, Mercy? Capito? Cura. Brava. Allora, vamos. Ultima partita di Hanzo in Overwatch 2 per questo video. Fatemi sapere comunque nei commenti se avete consigli su come usarlo al meglio. Non sto sfruttando molto la verticalità delle mappe, questo è vero. Dovrei magari migliorare su quello. Vale. Tornando troppo avanti. Ok, buono. Oh oh! Headshot, bitch. Altro headshot. Scappa, Lucio, scappa. Non vedo niente se c'è davanti Marisa. Non sto dicendo che è grassa, no body shaming. Olè, crepa. Beh, non riuscire a colpire Diva, però è un po' brutto, eh. Cioè, è letteralmente gigante. Il robot avanza. Attenzione. Ingaggio il nemico. Ok, devo sì assolutamente sfruttare meglio la verticalità delle mappe. Non ha senso per me rimanere qui sotto. Andiamo qua su e colpiamoli da una posizione di vantaggio. Ok, è partito. Siamo in inferiorità numerica. Fate attenzione. Via. E niente, mi hanno disintegrato. Peccato, peccato. A livello di danni comunque ho fatto bene.
Contando che non ho ancora tirato la ultimate, ho fatto molto meglio del lanzo avversario. Non sul mio cammino. Andiamo, andiamo. Ah, niente. Mi sembra che anche abbia leggermente laggato perché ha fatto uno scatto strano. Oh, grazie, resuscitami. Ottimo. Questa volta non fallirò. Andiamo avanti. Grandi, raga. Grazie per la resuscitazione. Mei. Vaffanculo te, guarda. Puoi gentilmente morire, mostro? No, niente, mi ammazza lui. Cioè, è assurdo che Lucio riesca a battere Hanzo. Che poi mi ha solo dato attacchi corpo a corpo praticamente. Va bene. Va bene, Overwatch. Se volevo giocare ad Halo, giocavo ad Halo, no? Grazie. Conferma, conferma. Devo anche capire qual è lo spot migliore per tirare la ultimate in queste mappe. Quali sono i punti migliori? Dirà se è uscito dalla mappa. Torniamo qui dentro. Ok, non male. Niente. Buono. No, di nuovo tu. No, di nuovo tu, sei la mia nemesi. Via, muori. Grazie. Barrieratemi, per favore. Buono. No, mi ha ucciso con le frecce veloci anche lui. Oh, abbiamo fatto comunque una strage io e l'anzo avversario, eh. In questo fight abbiamo ucciso tutti noi. Ti ho trovato. Infatti eravamo rimasti noi come ultimi. Non è ancora la mia ora. Dai, dai, andiamo. Nerfa questo? Per fortuna non sono lì. Alla faccia dell'inferiorità numerica. La mia ultra è quasi pronta. Oh, muori. Dovrei forse aver ucciso il mech di Diva, ma nemmeno. Peccato, brutta ultimate. Grande, grande Mei. Merci, volevo dire. Assolutamente mai dire grande Mei. Guarda, giusto di merda. Puoi gentilmente crepare, per favore? No, niente. Quando vedo Lucio non capisco più niente. Devo per forza ucciderlo. E beh, a livello di danni comunque io e l'altro Hanzo siamo lì, eh. Siamo lì. Anche se a livello di eliminazione assist ho fatto meglio io. Sono stato più incisivo. Pur avendo buttato via una ultimate, praticamente. Beh, spero che riesca a ricaricare la ultimate. Adesso riesco ad arrivare da qui. Adesso riesco ad arrivare da dietro. Oh sì. Vai, sono dietro tutti. Muori per favore, grazie. Non riesco mai a tirare il colpo perché mi confondo con i tasti. Wow.
Oh raga, io faccio headshot ma non colpisco mai nessuno. Oh, va bene. Cioè non uccido mai nessuno. Nessuno, nessuno. Via. Via, 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 via. Torniamo un attimo indietro. Si sta caricando la ultimate. Attenzione, eh. Beh, raga, 4 contro 1, però ne ho ammazzati 2 e ho smezzato il terzo. Non è che possa fare molto di più, eh. Vi proteggerò. Però la ultimate è pronta ora, buono. La mia ora. Buono, buono, buono. Devo usarla bene, devo riuscire ad usarla bene questa ultimate. L'ideale sarebbe avere la ultimate di Zarya. Mi sa che te ne vai da lì. Buono. Il marchio del drago. Il marchio del dragone. Stanno arrivando? Sì, eccoli là. Cosa? No, che stronza, dai. Mi ha tirato un colpo del tasto destro. In testa mi ha colpito, tra l'altro. Perché sì, in testa, one shottato. Ok, dai, perlomeno non ho buttato via l'ultimate. Questa è una cosa essenziale. Devo usarla bene questa ultimate. Come stanno per superarci? Dai, non ci credo. Da, così poco ho fatto, va bene. Oh, ma io ti colpisco ma non muori mai, com'è sta cosa? Eh? Oh, morite tutti, tutte rotte le balle. Allontaniamoli dal robot. Questa è la vostra fine. Dai, metti fuori la faccetta. Olè. Tutto bene quel che finisce bene. Ammazzando l'altro Hanzo, ci prendiamo pure la vittoria. Dai, non penso di aver fatto nessuna play of the game, però non è andata male, eh. Azione migliore della partita diva. Avrà buttato? No, stranamente. Com'è possibile che questa sia l'azione migliore della partita? Oh, va bene. Qua si stanno flammando. Però io vi ringrazio per aver seguito questo video. Il video su Hanzo finisce qui. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.